Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare della Llorona. Vi racconterò infatti la leggenda che ruota intorno a questa misteriosa figura. Come molti di voi già sapranno, La Llorona è un film horror che è appunto uscito nelle sale cinematografiche in questi giorni. Io sono andata a guardare questo horror, ve lo consiglio soprattutto se vi piacciono film come per esempio The Conjuring, The Nun, film che ruotano, no, intorno ad una figura maligna, anche perché il produttore della Llorona è lo stesso che ha messo lo zampino in film come The Conjuring, Annabelle, The Nun, Insidious, Saw l'Enigmista, per cui se vi piacciono film horror di questo genere vi consiglio di andarlo a vedere perché comunque è un film piacevole da guardare. Poi ovviamente sono stati introdotti nel film alcune cose che io proprio della serie non ne posso più, però simbologie soprattutto, però a parte questo comunque vi consiglio di andare a guardare questo film. Se l'avete visto, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Nel momento in cui io sono andata a guardare il film, sono tornata a casa, poi comunque ho voluto fare qualche ricerca, no? Riguardo proprio alla figura della Llorona, questa figura che viene proprio descritta nel film, perché tutto quanto ruota intorno alla Llorona, che è tradotto significa appunto la donna che piange e ho trovato diverse leggende, diverse versioni, perché sappiamo benissimo che quando si parla di leggende, ovviamente una versione non è uguale ad un'altra. Solitamente quando si racconta qualcosa, soprattutto quando sono racconti popolari e leggende, c'è sempre la persona che toglie o aggiunge qualche particolare, quindi ci sono tantissime versioni anche se andate a vedere sul web e oggi io ho deciso di raccontarvene una di queste tante versioni, proprio per farvi capire chi è la Llorona. Ovviamente, se non avete ancora visto il film, cercate di chiudere magari questo video, perché altrimenti è come se io in un certo senso vi stessi spoilerando tutto quanto. Perché comunque nel film brevemente viene raccontata la storia della Llorona. Questo mi è piaciuto. Questo perché? Perché a volte in alcuni film horror sì, c'è il personaggio negativo, però non so perché a volte i registi si dimenticano di raccontare come è nato questo personaggio negativo, da cosa, un po', no? La storia che c'è dietro. E quindi proprio per questo alcuni film sono proprio vuoti, proprio striminziti, mentre nel film La Llorona viene raccontata la storia di questa Llorona, eccetera, eccetera. Quindi se non volete rovinarvi il film, cercate di magari non guardare il video, questo video fino alla fine. Altrimenti, se volete conoscere già in partenza la leggenda della Llorona, leggenda che esiste realmente, perché questo è un racconto popolare che realmente esiste, potete continuare a guardare questo video. Ma adesso io direi di non perderci in chiacchiere e di cominciare subito. Siamo in Messico, questa appunto leggenda appartiene al Messico, proviene dal Messico. La Llorona era una donna vissuta in un villaggio di campagna. Si chiamava Maria e un giorno mentre passeggiava nel suo villaggio conobbe un uomo molto ricco. I due successivamente si innamorarono. Lui le chiese di sposarla e dato che si trattava comunque di una persona appunto ricca e facoltosa, l'unione tra i due fece felice, no? La famiglia di lei, famiglia molto molto povera. Quindi, vedendosi arrivare, no, quest'uomo facoltoso e ricco, ovviamente erano tutti quanti felici per la figlia. Ma il padre di lui non approvava l'unione tra i due. E quindi dopo il matrimonio, dopo essersi sposati, andarono a vivere in una casa nel villaggio che il marito aveva fatto costruire per entrambi. La donna rimase incinta, ebbe due gemelli, un maschio e una femmina.
Il marito era molto spesso fuori per lavoro e con il passare del tempo cominciò a mostrarsi nei confronti di Maria sempre più distante. Quando il marito, dopo essere stato lontano per diversi giorni, ritornava a casa, dava sempre tantissima attenzione ai suoi figli, ci giocava ovviamente, ci parlava. Ma pochissime a Maria, pochissime a sua moglie. E quindi lei con il passare del tempo si accorse che il marito ormai non era più innamorato di lei, non l'amava più. Un giorno, infatti, l'uomo uscì e non tornò. Anni dopo, mentre Maria stava passeggiando nel villaggio insieme ai suoi due figli, vide passare davanti una carrozza. E pensate un pochettino, su questa carrozza vide suo marito e una donna giovane che lo accompagnava. Maria, nel momento in cui il marito appunto uscì di casa e non tornò più, ovviamente sprofondò nella desolazione totale. Quindi immaginate, anni dopo il marito si ripresenta su questa carrozza con una donna giovane. Quindi immaginate anche un pochettino la reazione di Maria, no? Che ha dovuto crescere i suoi due figli da sola senza il marito, e quindi lei, vedendo appunto questa giovane donna che accompagnava il marito, preda alla rabbia nei confronti del marito, decise di compiere un atto irreversibile, ma anche sconcertante, a dir poco sconcertante. Si trovava a passeggiare vicino ad un fiume e a quel punto decise di prendere i suoi figli e affogarli in quel fiume. Perché? Perché decise di prendersela con i suoi figli? Perché sapeva che il marito, anche se era andato via e non era più tornato, era molto, molto legato ai figli, li amava. Per cui lei decise di sfogarsi proprio sui figli perché sapeva che il marito ne avrebbe molto sofferto. Quindi affogò i suoi bambini nel fiume. E soltanto dopo aver visto i loro corpi galleggiare in questo fiume, si rese conto che appunto aveva compiuto un atto irreversibile e atroce, uccidere i propri figli. Cominciò a piangere per la morte dei suoi bambini e infine decise di gettarsi e morire nello stesso fiume. La leggenda vuole che alle porte del cielo le fu chiesto dei suoi figli. Maria, per entrarci, doveva ritrovare i suoi bambini per espiare la sua colpa. Da allora la Llorona vaga sulla terra piangendo in cerca dei suoi figli. Se vi capita di sentire il suo pianto, dovete assolutissimamente fuggire. Perché lo spirito della Llorona è portatore di morte e sciagure. Se vede un bambino, lo rapisce come se fosse suo e dopo essersi impossessata del bambino stesso, lo affoga nel fiume. Questa è, in poche parole, in pochi passi, la leggenda della Llorona, di questa figura che di cui si parla appunto in questo film. È una leggenda molto, no? Come ogni leggenda ha quel velo di mistero, quel che è di interessante. E proprio per questo ho voluto raccontarvi questa leggenda, anche per farvi capire che comunque è una storia che viene raccontata in Messico, soprattutto in tempi antichi veniva raccontata ai bambini. Potremmo dire che la storia della Llorona è un pochettino, si avvicina un pochettino alla storia del classico uomo nero, quindi veniva raccontata ai bambini per farli spaventare, per far fare loro magari determinate cose che non volevano fare, veniva raccontata magari ai bambini un pochettino più vivaci di altri per farli calmare. Cosa ne pensate della leggenda della Llorona? Avete visto il film? Cosa ne pensate del film? E soprattutto fatemi sapere se conoscevate già questa leggenda. Fatemi sapere tutto nei commenti e scrivete anche, sempre se siete andati a vedere il film, se lo consigliate oppure no. Io vi do appuntamento alla prossima e
mi raccomando, se vi capita di sentire un pianto straziante, fuggite, fuggite e non fermatevi, non voltatevi. Magari nel buio della vostra cameretta vi potrebbe capitare di sentire questo pianto o magari di vedere una figura alta in piedi che vi fissa. Occhi aperti. Ci vediamo alla prossima e vi auguro un buon proseguimento.